Ciao amici di Munise Web TV. Quelle che abbiamo viste in anteprima sono le immagini relative alla facciata del Museo delle Tradizioni di Bagnoli del Tremi, dove si svolge anche quest'anno la mostra di diversi presepi, in quello che è il presepe più grande del Molise, ben 300 metri quadri. Quest'anno giunta così alla sua 13ª edizione. Diversi presepi realizzati da diverse persone, in ogni dove, inseriti in quello che è un presepe unico, pieno di particolari incredibili. Abbiamo così la neve, il topino che esce dal sacco della farina e tanto tanto altro ancora. Una miriade di personaggi inseriti in diverse location, che riempiono così diverse sale dell'abitazione che accoglie il Museo delle Tradizioni. Museo delle Tradizioni, che riesce a risvegliare in tanti oggetti vissuti in tempo da poco passato, regalano uno spaccato di vita contadina, piena di valori e momenti di vita legati alla semplicità e genuinità del mondo contadino. Nelle varie sale c'è anche uno spazio dedicato all'immigrazione, con le ormai tristemente famose valigie di cartone, lettere di migranti e foto di piroscafi pieni zeppi di persone, proprio come vediamo oggi, arrivare invece in Italia. Riportano un mondo semplice, fatto però di sincerità, e riescono a risvegliare momenti unici che, seppur non vissuti personalmente, paiono essere presenti della nostra memoria. Foto di coppie, di famiglie, ove nello sguardo delle persone è scritto un destino duro, una vita semplice, ma ove è possibile anche leggere tutto l'amore che regnava nella semplicità delle loro vite. Attrezzi di ogni genere, una vita legata alla terra, una vita più lenta, la ragion veduta più vissuta. Tutto in questo Museo delle Tradizioni di Bagnoli del Trigno è legato al paese. C'è anche il periodo della guerra, con tante foto e oggetti vari, e tanto, tanto altro ancora. Una delle cose che però mi ha colpito di più è poter cogliere, nelle tante foto presenti, una consapevolezza del loro vivere quotidiano
da parte delle persone e pare quasi che lo sguardo dei fotografati guardi proprio te e ti inviti a riflettere, a pensare a ciò che loro hanno vissuto in quei tempi, in quei luoghi. Un consiglio che mi viene spontaneo di darvi è quello di non venire qui a Bagnoli con la fretta, perché in questo museo c'è tanto, tanto da vedere, tanto su cui soffermarsi, e se porti con te la fretta non potrai di certo assaporare il trascorrere di quel tempo passato, non potrai immergerti invece, come è facile fare, nella realtà vissuta qui, in questo paese, che ti si offre senza chiedere nulla in cambio, se non regalarti la sensazione del tempo che passa, delle moto che svaniscono, delle verità nascoste negli attrezzi di un tempo, figli delle necessità e del bisogno di vivere nella terra dei padri, che hanno così improntato la stessa alla semplicità e operosità necessarie. La mostra dei presepi ci sarà giorno 8, 9 e 10, il 16 e 17 dicembre, poi dal 23 dicembre al 7 gennaio, tutti i giorni. Sperando di aver fatto cosa gradita, vi lascio anche i numeri di telefono in descrizione. Un caro saluto, il vostro Anfora.